Io mi chiamo Grazia Ferrero, sono presidente dei Draghi Curling Club Torino. Il mio nome è Davide Flora, sono presidente del Torino 150 Curling Club e lo chef del torneo Touring Curling Cup di Torino. Ci vedono giocare insieme, siamo estremamente competitivi anche uno contro l'altro e quindi facciamo un bello show insieme. La vivo benissimo, lei si fa le sue cose, io faccio le mie. Dopodiché, quando ci si incontra, si discute sempre. È normale che discutiamo, litigare forse è una parola un po' eccessiva, discutiamo, ma perché comunque abbiamo opinioni totalmente diverse. Quando giochiamo assieme o contro, uno vuole predominare sull'altro, perché vincere per noi è comunque lo scopo del gioco. È molto, tra virgolette, invadente il curling nella nostra vita, in senso buono, ovviamente. Quindi ne parliamo quotidianamente, anche quando stacchiamo la spina nel periodo estivo. Questa sarà la quinta edizione della Touring Curling Cup, nata da me e mia moglie e altri quattro pazzi scatenati una sera attorno a un tavolo. Organizzare tutto questo comporta un anno di lavorazione. Noi finiamo, ci diamo una pausa di un mese e poi ricominciamo. Bisogna far studiare la grafica, bisogna avere chi contatta le squadre, chi risponde alle squadre. Tante piccole cose che fanno questo castello, perché credetemi, è un castello che noi montiamo in 7 giorni e demoliamo in 3 ore solamente. È un torneo di un livello molto alto, 36 squadre a livello internazionale. È molto sentito questo torneo, anche all'estero ci chiedono sempre informazioni riguardanti la possibilità di partecipare. Noi siamo 350 in tutta Italia, di cui Torino e Pinerolo ne coprono il 50%. Un progetto molto bello da parte della città di Torino è quello di poter realizzare 2 piste dedicate al curling. Secondo noi porterà un ottimo ritorno, perché Torino ha una potenzialità enorme rispetto a tante altre città, e poi ci siamo io e mia moglie e altre 10 persone che siamo grandi traino di questa disciplina. Sicuramente sarà un bel salto di qualità e anche di impegno di lavoro. È ovvio che in questo momento il curling ti può dare quel qualcosa in più, addirittura per arrivare alle Olimpiadi, che altri sport non ti possono dare, perché siamo completamente in crescita e quindi come tale ottime opportunità proprio per il settore giovanile.